Vediamo se con le nostre belle monete riusciamo a comprarci qualcosa. Fere, tu cosa vorresti? Dimmi un po'. Non qual lo è so, la cosa allora, che sono indecisa se una bella arma. Ok. Oppure dei vestiti. Però penso allora che le armi costino parecchio. Vediamo che c'è qua. Con i vestiti. Vediamo. Io sto notando. Ma costa tutto parecchio. Ma Capitan Steph deve fare qualcosa adesso. Che hai preso? Dai, che stai prendendo? Fere? Dai, aspetta, fammi vedere. Cosa hai preso? Non capisco. No, non ho nulla. No. Aspetta. Forse lo devi indossare. Sì. Ok? Sì. Ciao. Sei bellissimo. Grazie. Sposami, mio pirata, sei bellissimo. Guardatemi. Sono gelosa, voglio una barba anch'io adesso. Sono fantastico. No, voglio la barba. Adesso ovviamente il mio personaggio. Ho notato voglio che... Voglio la barba. No, non puoi voglio avere la barba. Sì. Ci sono dei capelli, non so se hai notato, ma sono da maschio, vero? È tutto da maschio. Fede, giochi dei pirati, sai, di vabbè, solito... Vabbè, ovvio. No, aspetta, scusami, c'erano anche le piratesse. Ma meno dei pirati. Vabbè, quindi... io penso che aspetterò e mi comprerò qualche bel vestito. Guarda tipo questi vestiti d'ammiraglio da 820, sono molto sì, belli, Fede, ma ci abbiamo 30, quindi... Cioè, per intenderci, ho usato il forziere della nostra prima avventura per comprarmi una barba. Non è proprio il miglior modo, sì. Però i pirati non erano saggi, quindi tendenzialmente la cosa giusta. E adesso vado a vedere se posso comprare un'arma. Fede, non ti puoi permettere nessun'arma con quei soldini. Vediamo un'arma. C'è 90 monete. Mamma mia, Steph, costano tutte quasi 1000. Ecco. Anche le spade. Allora, basta, andiamo nella prossima missione. Esattamente, torniamo nella nostra bella barchetta che avevamo lasciato qua parcheggiata. E partiamo per un nuovo viaggio. Se vi ricordate, nello scorso video avevamo preso una nuova missione che costava qualche soldo rispetto a quella gratuita. Quindi a me viene da pensare, missione più difficile, più guadagno però. Più guadagno, teoricamente, ovviamente. Dovrebbe certo, essere così. Certo che di conseguenza, preparatevi ad un'avventura davvero interessante quest'oggi. Con soprattutto la barba di Steph che lo rende un capitano ancora più capitano. Comunque mi sa che per fare le cose giuste compriamo una missione a testa. Perché sennò non è neanche giusto che spendi tutti i soldi tu. Ma no, ma quindi tranquillo. Dai, la prossima missione la compro io. No, non c'è bisogno. Siamo nella siamo compagni, Steph. Allora. Compagni allora, di pirati. Vieni, quindi. Dobbiamo prima di tutto votare la missione. Perché essendo compagni dobbiamo essere tutti d'accordo sul viaggio. Quindi le scorte dello sporco Grandi Preston, imbarcati in questo viaggio di iniziazione al servizio dei preziosi cacciatori d'oro. Ok, devi vota votarla. Per il viaggio. La devo votare ovviamente anche io. Ed eccoci qui. Si parte per una nuova avventura. Vediamo un po' la mappa che subito. Che poi, Steph, ti dice durata un giorno. Quella precedente era mezza giornata. Quindi questo sarà un viaggio molto più lungo, molto Fere, più lungo. C'è una novità. Cosa? Aspetta. Abbiamo un messaggio. Che sia da monito a voi predoni. Su Snake Island vi attendono pericoli, ma anche tanti doni. Era una rima, ma è bellissima. E c'è la parte di sotto cancellata. Esatto, c'è qualcosa di cancellato. Ok. Steph. Ok, ora inizia ad essere molto piratesco. Mentre sì. Poi abbiamo la mappa. Due tesori. Ci sono due X. Siamo ricchi, Steph. E l'isola è con una forma molto particolare. Comunque l'ha chiamata Snake Island. Quindi teoricamente non dovremmo avere dubbi. Vediamo un esatto, attimino. Sì, dovrebbe ricordo essere pure Snake che l'avevamo Island. Vista la scorsa volta. Sì, è eccola. Vero. Eccola. Però. Aspetta, è questa. A me sembra diversa, riguardala. Oh, scusami, mi dimentico che bisogna vedere le cose. No, è diversa. È diversa. Scusa, è diversa. Cioè, stavano bait cliccando. Però aspetta, fammi rileggere il messaggio. Sì. Che io nel mentre vedo se trovo un'isola che mi ricorda quella che abbiamo visto noi. Ok. A livello di forma. Però per ora no. Però non è che c'è qualcosa anche a Snake Island. Se comunque ce l'ha nominata vuol dire che ci deve essere qualcosa. Ma se noi abbiamo la mappa di un'altra isola, poi cosa trovi lì? Non hai la mappa per quell'isola evidentemente. Sto pensando che dato che siamo in un'era piratesca, magari le mappe non sono precisissime. Quindi potrebbe essere Snake Island. Che poi, capito, quando ci vai a livello reale è fatta così. Non ne sono sicuro. Abbiamo guardato un po' le mappe tutto attorno e non c'è niente di simile. Già. Vabbè, dai, io direi di andare lì, Steph. Magari chi ha disegnato la mappa non era un buon cartografo. Prepara le vele, Fere. Ok, vado. Prepara le vele. È il momento più bello. Preparare dov'è la lo so, mette emozione perché è l'inizio del viaggio ed è una figata. Io ho già tolto l'ancora. Prese le vele, Steph. Ok, perfetto. Vai subito nella mappa e dimmi la direzione. Ok, perché vado. Sinceramente, non ho idea. Questa volta siamo un po' lontani. Ma l'hai segnata comunque perché non mi ricordo più. Ah, ok, sì, dobbiamo girare da tutt'altra parte. Devi tutto girare verso destra? Verso destra, sì, tutto verso destra. Raddrizzarti ed è praticamente sopra. Ok, dovremmo modificare credo poi anche le vele, ma ci pensiamo dopo. Per ora mi devi dare la conferma sulla direzione. Sì, stai andando giusto. Continua a girare finché poi non ti raddrizzi. Ok.
Allora, forse l'ho anche già vista in lontananza. Vediamo le vele se vanno bene, perché così mi metto a sistemare quelle nel frattempo. Devi girarne un pochino. Devi cambiare l'angolazione delle vele. Eccola qui l'angolazione. Vai, 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 Fere. Questa è l'angolazione. Mamma mia, quante non so, onde. Eccola. C'è scritto, te lo scrive se c'è l'angolazione o la lunghezza. Esatto, sì. Ok, bravissima. È così, secondo me. Sì. Ok, a posto. Okay. Vado a vedere in che direzione stai andando. Vediamo un po' come sta. Esattamente, io ovviamente adesso devo bilanciare il fatto che le vele sono storte col timone. Allora, non ci siamo molto, Steph. Ancora più a destra, devi girare. Molto? Molto, molto. Stai andando praticamente a sinistra tu. Stai facendo tutto un giro. Guarda così. Ok, sì, continua. Ok, quindi ancora di più. Allora, ti avviso quando sei giusto e quando devi continuare dritto. Ok, ho visto l'isola, secondo me. Vai. Ho visto l'isola. Perfetto. Ho capito. Allora, un altro pochettino e ci sei. Così siamo perfetti, vero? Perfetti. Vai. Okay. Dritto così, Steph. Allora, va ricambiato totalmente il vento. Perché, come abbiamo cambiato direzione, è cambiato tutto. Ovviamente. Okay. Allora, di così. Totalmente dalla parte opposta. Sì. Ok. Di così. E io devo, ovviamente, bilanciare col timone. Perfetto, Fere. Siamo in rotta. Wow. Quanto ci si muove con queste onde. Il Capitan Steph è pronto. Sempre mosso in questi giorni, sempre un bel mare mosso. Sì, c'è brutto tempo, l'ha detto il meteo, Fre, non l'hai ascoltato? No? Il meteo siamo noi stessi, guardiamo il cielo e capiamo come funziona. Cantiamo la canzone. Steph, dimmi. Ci scantiamo nell'isola, devi stare al timone, non devi... Quando avremo un musicista nella barca, allora lui suonerà. E quando per me noi. Lo dai il musicista nella barca, Fre? Presto, Steph, ho perso totalmente il controllo, pirati. Porca miseria. Ecco qua, perché... Stiamo andando totalmente sbagliati. Sto sistemando. È un pirata la rota. Imbecille. Tranquilla, vedo l'isola. Non c'è bisogno che vedi la mappa. No, io vado perché. Ok, sistemati, Stavi andando fuori rotta, ti avverto. Stavo andando fuori rotta. Il pericolo era vicino. Ma Steph, con grande coraggio, sistemò la rotta. Okay. Perché hanno fatto un gioco per i pirati per te? Io non capisco, cioè. Sistemati. È troppo bello. Questa è una bella isolona, c'è da dire che è molto molto grande. Sì, e dice pericoli, quindi potremmo dover affrontare per la prima volta dei nemici che noi sappiamo già chi sono, perché li abbiamo visti nei video che ci sono gli scheletri che ti assaltano. Sì, scheletri che ti fanno male, non solo gli squali ma pure gli scheletri. Andiamo ok, bene. Allora Fere, inizia ad alzare le vele. Ok. Perché siamo davvero vicini. E dopodiché prepariamoci anche con l'ancora. Vai Fere, perfetto. Vai Fere. Perfetto. Dai, sì, stiamo azzeccando perfettamente vai, i tempismi. Vai, ci stiamo. Siamo davvero ci stiamo. Bravi. Sto pensando di fermarci tra le due isole con sì, la barca. Ci sta. Ok, getto. Allora. Vado. No. Ci serve ancora un po' di tempo. Aspetta. Non è semplice guidare quando si toglie la vela. Perché va lento e le onde muovono tantissimo. Ok. Sei pronto? No, ancora un pochino. Avvisami, Sì, tranquilla. Avvisami. Ok, ci siamo quasi, Ok. Ci siamo quasi. Okay. Vai, secondo me la puoi gettare, dai. Fatto. Fermiamoci così. Fatto. Perfetto, dai, siamo vicinissimi, direi che va bene. A questo punto, prima a sinistra o prima a destra? Io andrei prima nella più piccola. Dici? Sì. Dai, andiamo. Teoricamente meno pericoli. Geronimo! Squali? 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 No, vi prego, niente squali! No. Niente squali, andiamo. Niente squali. Andiamo. Ok, perfetto. Allora, Fere, pistola in mano. Ce l'hai carica? No, ho la mappa per cercare il tesoro, Steph. Fare. Tieni la pistola, qui ci al sono. Centro, qui al centro. Ci sono Steph. Graffiti degli indigeni. Ok. Stai attenta, okay, guardati intorno. Hanno parlato di pericoli. Quindi ci potrebbero essere delle persone. Qua sì, comunque. Tanti pericoli. C'è una polvere, un barile di polvere da sparo. Che teoricamente possiamo. Secondo me è qui al centro, Io lo dico, Inizio Fare. A cercare. Lo sai che tanto non ci capisci una mazza, te. Allora. È qui al centro, guarda. Fammi capire. Secondo me non siamo nell'isola giusta. Neanche secondo me. Vero? Totalmente. Però perché hanno parlato di Snake Island? Non lo so. Forse dobbiamo. Aspetta, non è che magari su Snake Island dobbiamo trovare un'altra mappa o altre indicazioni? È probabile. Dobbiamo esplorare tutto. Nell'isola Fero ho visto sia dei cannoni, sia comunque delle cose che fanno capire che qualcuno ci ha vissuto. Ma anche a livello di civiltà abbastanza normali. Perché poi ci sono anche le cose da indigeni un po' più Io inquietanti. Sto rubando i barili da polvere da sparo. Ok. E li sto mettendo qua perché secondo me questi ce li portiamo nel... Che succede? Oddio Steph, oddio. Sono appena sbucati due scheletri dalla sabbia, ti dico questo. Perché gli stavo rubando i barili e secondo me si sono un po' arrabbiati, Credo. E sbucano da sotto la sabbia, quindi fai attenzione. Credo che ci siano anche qua, sì. Due scheletri.
Anche io due, dai, sono abbastanza facili da fronteggiare. Ce la puoi fare. Paro, colpisco. E ti dicevo, secondo me questi li possiamo vendere e farci dei soldi, non credi? Credo di sì, perché la polvere da sparo teoricamente al tempo aveva un bel valore. Quindi appunto, hai fatto bene comunque a prenderli. Io sto guardando un po' l'isola. Ok. Ok. E devo dire che però è fatta a tre isole. Ok. Però ci dovrebbe essere un'isola collegata con una striscia di sabbia. Come e non è che vedere, magari la striscia di sabbia è stata un po' inondata e magari risulta sotto la superficie del mare o qualcosa del genere? Non lo so. Non lo so. Arrivando a Snake Island si scopre l'altra parte del messaggio. Ah, okay, alla pietra solare sulla spiaggia sud-ovest sull'isola maggiore il tesoro è a portata di mano. Compi 9 passi a ovest-nord-ovest e scava lesto o piano. Alla pietra solare sulla... E qual è la pietra solare, scusami? Isola maggiore, quindi nell'isola più grande. Cavolo, sta pure facendo notte. Ho Poi paura diceva che ci saranno altri scheletri. Sulla spiaggia a sud-ovest dell'isola. Quindi mi inizio a mettere già anche la bussola. Oh mamma mia, bellissimo, bellissimo. Bellissimo, ma ci sei? Io sono quasi arrivato. Tu non ci sei, no, devi stare nella spiaggia. Persa. Lo so, no, ma Fer quando ci sono indicazioni e queste cose è finita. Io non ho capito. È già Dimmi finita solo dove è il tesoro, Steph. Certo. Basta quello. Dove sei? Aspetta, sto cercando di raggiungerti. Sto facendo tutta la spiaggia e sto cercando di vedere se c'è una pietra diversa dalle altre. Oh. Ah! Pietra solare nel Eccola, senso... Eccola, l'ho trovata anch'io, eccomi! Che c'era il segno. Sì. Ok, quindi... Allora, fammi rileggere. Ok, vai. Abbiamo detto alla pietra solare sulla spiaggia sud-ovest sull'isola maggiore. Ok. Ci siamo, il tesoro portato in mano. Compi 9 passi a ovest trattino nord-ovest. Quindi... e scava lesto o piano. Questo è nord-ovest. Più o meno qua. Aspetta. Dai, dovrebbe essere questa la zona, credo. O magari qui dentro il tesoro. Ah, li stai proprio contando? Io continuo a scavare nella speranza di trovare qualcosa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Scavo. Prova. Ma no, cioè c'è qualcosa che non va. Vedi che non riusciamo lo stesso non a Non sappiamo come si capisce questa cosa dei passi. Dove l'hai trovato, Steph? Aspetta che torno. È stato difficile. Come hai fatto? Io sono andata in giro per tutta l'isola a vedere se trovavo un'altra pietra solare, perché mi stavano iniziando a venire dei dubbi. Dimmi, dimmi. Ho contato bene i passi e alla fine andava interpretato con tra nord e ovest. Quello che avevo detto passi. Io fino all'inizio. Cioè, fino Forziere all'inizio del naufrago. Tu mi hai fatto no. Tutto tuo. Vabbè, ti odio. Tutto tu. Guarda che se ci riesci, falle da sola le cose. Te l'avevo detto. Allora, a questo punto vado a portarlo nella barca. Vai a portare quello. L'altro tesoro. Do cavolo, perché non ho altri indizi. Io non ho altri indizi. Davvero non hai altri indizi? No, sappiamo soltanto che questa è l'isola maggiore. E quindi abbiamo trovato quel... No, è proprio diversa quella mappa. Sinceramente non so, Steph. Ce n'è più di uno però, per forza, no? Ne segnava due comunque la mappa. Ma sai, difficile dirlo perché nessuno dei due segni è messo sulla spiaggia. Io credo che sta mappa sia qualcos'altro. Anche secondo me. Cioè, secondo me dobbiamo andare via così, Fede. Perché? Cioè, guardate, consigli. Vedete un X vicino anche soltanto alla spiaggia? No, eppure noi l'abbiamo trovato nella spiaggia. Inoltre, io adesso sono, ad esempio, comunque alla deriva dell'isola. E mica vedo entrambe le isole. Una sta qui, una sta dalla parte opposta. Qua le vedo parallele. Non sono parallele. Questa qua è un'altra mappa. Un'altra isola che non capisco. Ma perché ce l'hanno perché data c'è stata adesso? Data? Ma guardate, un'isola è lì, un'isola è qui. Guardate la mappa qua, è troppo diverso. Ma perché ce l'hanno data ora? Non lo so. Vabbè, Steph, ascolta. Vai nell'altra isoletta piccola. A fare cosa? Ci prendiamo la polvere da sparo. Ce la vendiamo. Ma dove l'hai messa? Lì, nell'isoletta piccola, la vedi? Ah, ok. Andiamo. Una testa e ci prendiamo anche quello e torniamo a casa. Va Io bene, sono di questa idea. Va bene. E dai, va cerchiamo bene di farci più Vuoi soldi proprio così. Il bottino grosso. Ovvio. Oggi cioè, già siamo sudata, Tecnicamente ci dovevano essere due tesori. Ce n'è solo uno. Almeno mi sgobbo la polvere da sparo. Scusa, Steph. Ci sta. Allora, raccogli. Perché se riesci a sentire tutto, lasciateci un bel like. Se è la prima volta che vedete il nostro video, potete considerare di iscrivervi per non perdervi gli altri episodi. Ciao, alla prossima. Ciao ciao.